Buonasera a tutti e grazie per essere intervenuti a questa manifestazione voluta e organizzata dall'Azione Cattolica della Parrocchia di San Domenico. Stasera presenteremo il libro di Don Vincenzo Togati. L'uomo contemporaneo è fermo al periodo ante Christum Natum, di appunto Don Vincenzo Togati, rettore della chiesa di San Marco in Zingarello Monopoli e sacerdote esorcista della diocesi di Conversano Monopoli. A nome, sono la presidente dell'Azione Cattolica di San Domenico, quindi a nome dell'associazione rinnovo i miei saluti e l'augurio per una piacevole serata. Per iniziare volevo presentarvi i relatori che stasera ci onorano della loro presenza. Iniziamo da Sua Eccellenza Monsignor Favale, appunto il nostro Vescovo della Diocesi di Conversano Monopoli, che stasera, oltre a essere qui in veste di relatore, ci parlerà anche del... ha fatto una pregevole introduzione al libro di... Salutiamo il professor Filippo Maria Boscia, cattedratico di medicina della riproduzione umana e di bioetica nell'Università di Bari, presidente dell'Associazione Medici Cattolici Italiani, consultore pontificio, anche lui qui in veste di relatore, ha inoltre scritto anche lui un'introduzione al libro di Don Vincenzo. È con noi anche il dottor Gustavo Delgado, giornalista di Rai e Telenorba, che questa sera vesterà i panni del moderatore. Ci raggiungerà presto il professor Piero Ippolito, docente di storia e filosofia presso il liceo classico di Putignano, che da anni segue Don Vincenzo e affronterà con noi alcuni aspetti filosofici del testo. Vi porgo i saluti dell'avvocatessa Lucia Parchitelli, che sarebbe dovuta essere con noi stasera. L'avvocato Lucia Parchitelli è consigliere regionale e membro delle commissioni assistenza sanitaria e servizi sociali e politiche comunitarie, lavoro e formazione professionale, istruzione, cultura, cooperazione, emigrazione ed immigrazione. Purtroppo per impegni istituzionali non potrà essere qui stasera e porge a tutti i presenti il suo saluto. Vi porgo inoltre il saluto del nostro sindaco, dottor Domenico Nisi, che purtroppo anche lui per doveri istituzionali non è potuto essere presente. Lo ringraziamo perché ci ha concesso il gratuito patrocinio del Comune di Noci e ci ha concesso di usufruire di questa sala per stasera, del chiostro per stasera. Poi c'è Vittorio Palmisano, qui in veste di scrittore e operatore culturale. Anche lui segue Don Vincenzo da molti anni. Voglio ringraziare anche la Comunità di Gesù Risorto, Rinnovamento Carismatico Cattolico, Associazione Internazionale dei Fedeli. E inoltre la nostra parrocchia di San Domenico, che hanno voluto fortemente questo evento. Ringraziamo anche a nome dell'autore, l'autrice del quadro di copertina, la pittrice Rosanna Lippolis di Noci, presente qui in sala, e ringraziamo l'ente televisiva di Teletrullo per la ripresa integrale e la messa in onda di questo evento. Grazie ancora a tutti e passo la parola al dottor Delgado. Devo dirvi con grande compiacimento che essere qui con voi stasera e avere un compito così lusinghiero quanto impegnativo, beh, mi fa piacere, soprattutto per la presenza di tanta gente, ma anche di tante autorità nei singoli campi, da quello ecclesiastico a quello sanitario. Qualche breve cenno a questo libro. Come ho già scritto nella prefazione, è un libro prezioso, attualissimo, oltre a contenere delle indicazioni, dei suggerimenti,
delle osservazioni, delle analisi veramente interessanti su tutti, sui problemi più gravi del momento, almeno dal punto di vista della società e della Chiesa, come per esempio l'ingegneria della riproduzione che tanti danni sta facendo. Anzi, io approfitterei subito di questo spunto per dare la parola al professor Boscia, al quale vorrei chiedere se questa ingegneria della riproduzione sta veramente causando tanti danni e tra l'altro purtroppo la decrescita delle nascite, la crisi delle nascite, si dice delle culle vuote, che assilla il nostro paese, cancellando una tradizione che era abbastanza positiva. E si deve attribuire anche a questo fenomeno, professor Boscia, oltre che la riduzione delle nascite, che assilla, ripeto, il nostro paese e danneggia il nostro futuro, contrariamente a quello che può pensare qualcuno. Oltre questo, quali altre conseguenze di tipo, diciamo così, psicologico, sociale, si riflettono sulla vita di ogni giorno? È per me un argomento fondamentale, ma sarà certamente per voi, questo delle nascite, che si affaccia in continuazione quando parliamo di crescita civile, quando parliamo di progresso, quando parliamo di serenità e così via. È un giudizio che aspettiamo con grande attenzione. Professore. Un compito. Il professor Filipponio è qui. Buonasera. Questa sera sono provocato dal nostro moderatore, ma devo anche attenermi per certi aspetti al tema in discussione, perché il volume che oggi presentiamo pone una domanda che probabilmente sottende tutto quello che in questo ultimo periodo sta accadendo nel mondo della sanità, nel mondo della medicina. È una rivoluzione. Maternità surrogata, congelamento di gameti, congelamento di embrioni, suicidio assistito, aborto post nascita, sono alcuni dei temi che sembrano sfidare la nostra contemporaneità, ma non solo la nostra contemporaneità, sembrano sfidare la dignità del nascere e del morire. E ovviamente del vivere stesso, perché questo arcobaleno del nascere e del vivere contiene anche la sofferenza, contiene anche la disabilità, contiene anche le fragilità, contiene una serie di irripetibili situazioni che caratterizzano il vivere di ogni giorno. Ma ci ritroviamo in un periodo storico particolare nel quale a me pare che si stia perdendo un momentino la connessione con le radici storiche e antropologiche di quella formazione religiosa che nel tempo abbiamo ricevuto e che in questo momento viene quasi rifiutata da molti. Molti che direi non conoscono più Dio, ma conoscono, viceversa, non riconoscono manco la fede, ma poi credono in tutto.
non credono in un unico solo Dio, ma credono in tutto. La formazione religiosa, in un certo senso, sì, viene vissuta come momento di frequentazione, di pietà forse, però non è più una reale educazione sensibile agli aspetti sociali della fragilità. Credo che ci siamo allontanati moltissimo da alcuni forti e carismatici imprescindibili formatori che abbiamo studiato nel tempo e che ora sono dimenticati. Mi riferisco a Mounier, Maritain, mi riferisco agli aedi della scuola di Francoforte. E quando parliamo di aedi mi piace leggere questa parola all'inverso, idea, cioè abbiamo perso un'idea, abbiamo perso quella etimologia che si riferiva a coloro i quali facevano parte di una, diciamo, un gruppo di persone capaci di trasmettere le radici, di trasmettere i testi, di trasmettere oralmente i testi, di avere delle performance particolari. Credo che in questo momento si debba intervenire in questa contemporaneità per contribuire alla formazione di un nuovo umanesimo, un nuovo umanesimo che è da più parti richiesto ma da molti negati. Noi dovremmo essere capaci di riprendere e sostenere una visione antropologica e cristiana della nostra formazione ma anche della nostra scienza, ed è possibile per noi medici, per medici cattolici diventa poi addirittura un impegno, un obbligo morale, un percorso da perseguire partendo dalla precisa conoscenza del reale e presentando, diciamo, questa formazione senza veli e infingimenti. Ma molti dei postmoderni sono diventati anticristiani, sono profondamente alfabetizzati, tutti sanno di scienza. C'è una università che non laurea più laureati, laurea scienziati, perché basta cambiare la semantica delle parole perché tutto cambia. Prima c'era una facoltà di medicina, una laurea in medicina, ora c'è la laurea in scienze mediche, c'è la laurea in scienza della comunicazione, la laurea in scienze della nutrizione, la laurea nelle scienze sociali. E chi si laurea già diventa scienziato. Che cosa sei? Laureato, dottore? No, scienziato. Tutti sono diventati ricercatori. Ma in questa profonda alfabetizzazione che li rende scienziati, si sono spinti invece verso un nichilismo e un individualismo esasperato, sprofondando nel pensiero che oggi viene definito pensiero debole e abbracciando anche una nuova prospettiva di ermeneutica filosofica che è fortemente debole. E allora ha ragione Monsignore quando dice: è come se la venuta del Cristo non ci fosse mai stata. Perché in questo momento accade che siamo in molti a vivere una vita sempre più secolarizzata. E siamo chiamati ad interrogarci sul destino dell'uomo e pensiamo di poterlo creare noi a nostra immagine e somiglianza. E pensiamo anche che siamo capaci di gestire le cose del mondo. Però poi basta un piccolo virus come quello che ci ha colpito per farci sprofondare
nel vuoto assoluto e per farci capire che non siamo assolutamente nulla, perché pensavamo di lottare contro i dinosauri e di praticamente distruggerli, ma il piccolo virus ha creato in noi una debolezza incredibile. In sostanza però siamo in un tempo che io definirei, insieme al filosofo Cacciari, un tempo di nichilismo giulivo, cioè di esaltazione della gioia, di esaltazione del divertimento, di esaltazione di noi stessi, e praticamente questa grande corsa verso l'ideologia poi diventa la pietra di scandalo. Cioè qualcuno tenta di definire i regimi di verità e di potere attraverso i quali vuole decostruire il noi per proporre un io, un individualismo ossessivo, che giunge a negare il negativo, che viceversa viene accettato. Allora, quando parliamo della verità del nascere oggi, desidereremmo, da persone che sono nate, conoscere qual è la nostra origine, di dove veniamo e dove andiamo. E questo lo possiamo fare se abbiamo la garanzia di essere o di nascere all'interno di una famiglia fatta da un uomo e da una donna, che in un atto di vicinanza, di estrema condivisione, di solidarietà, di sussidiarietà, direi con una sola parola, di intenso amore, diciamo, unendo i loro corpi, creano una unione che è l'origine della nostra vita. Questa vita che ovviamente è unica da quel momento sino all'ultimo momento nel quale noi vivremo, ma attraversa dei periodi che sono fatti e definiti e denominati: il periodo della fecondazione, il periodo della migrazione, il periodo dell'annidamento, il periodo annidamento. Stiamo parlando di nido, di crescita nell'interno del corpo della madre, e poi ovviamente per il primo periodo embrionario, per il secondo fetale, il terzo poi quello della nascita, e via che si continua dalla nascita, l'adolescenza, la pubertà, l'adolescenza, l'età adulta, l'età più avanzata, l'età senile, è tutto un unico, che non riceve interruzioni. Noi non abbiamo la possibilità nella natura di congelarci e poi di farci scongelare per rivivere in un'era e in un'epoca diversa dalla nostra. E viceversa, la medicina della riproduzione fa proprio questo gioco. Cioè, innanzitutto espropria la madre e il padre dei gameti, e la culla diventa il laboratorio. Il laboratorio diventa il luogo di unione fra i gameti, e l'embrione nasce in laboratorio. Non possiamo più dire che è sicuro che nasce nel grembo della madre, nasce in laboratorio, poi può essere trasferito dovunque, in qualsiasi grembo che lo accolga, che può essere quello della donna che ha donato i gameti o quella di un altro stato anche molto lontano da noi. Quindi questo percorso della maternità si fa veramente molto fluido. Il gamete dell'uno, magari americano, il gamete ovocita di una donna dell'Asia, grembo di accoglienza
una donna della California, e poi nasce un bambino che deve essere, diciamo, ricevere la prima accoglienza nelle braccia di chi lo ha commissionato. Ecco, c'è questa azione di commissione, un'azione che ora è diventata ancora più pericolosa, che transita attraverso il soddisfatti o rimborsati, perché deve avere quelle caratteristiche che stiamo dando a questo prodotto nato dalla filiera riproduttiva. Non stiamo parlando della filiera delle mele, non stiamo parlando della filiera del latte, stiamo parlando della filiera della vita umana, che si pretenderebbe essere costruita secondo i dettami moderni della filiera, che è quello del controllo puntuale ad ogni tappa della progressione di un frutto che è frutto del grembo materno e quindi è frutto della, diciamo, procreazione, che nel contempo diventa riproduzione. Parliamo di riproduzione e fotocopia, eh? Mi fai questa riproduzione? Fammi questa fotocopia. E che nell'ultimo periodo si è fatta produzione. Nelle scuole universitarie di zootecnia e di veterinaria si parla di produzione animale, però parlare di produzione umana, qualche cruccio me lo crea, perché questa, diciamo, percorso è giunto a desacralizzare il nostro agire. Tutto il nostro agire è desacralizzato. E se il processo di secolarizzazione deve essere la chiave fondativa di questa desacralizzazione, o alla chiave fondativa di nuovi ragionamenti filosofici che propongono l'allontanamento da qualsiasi vincolo civile o ecclesiastico che sia, e da qualsiasi legame, io sono molto preoccupato. C'è un processo di secolarizzazione che si carica inevitabilmente poi di istanze e di tensioni sociali e che avanza lentamente e inesorabilmente. Tensioni sociali, certo, la tensione si crea nel momento in cui io voglio un figlio biondo e lo ho bruno. La tensione si crea nel momento in cui lo voglio alto, bello e con occhi azzurri e invece lo tengo in un'altra maniera. Ma la medicina si spinge oltre, si spinge verso una volontà di perfezionare il perfezionabile e quindi praticamente attua una selezione. Proprio come la filiera delle mele, se una mela è un pochino più puntata da vermetti, la togliamo di via. Se la mela è meno orientata ad essere di quelle dimensioni, la teniamo di scarto. Un po' come le uova. Oggi si pesano le uova in grammi, questo uovo è più importante dell'altro uovo, quindi questo costa di più e questo costa un momentino di meno. E vedete che questa è una visione, chi vi parla si è dedicato proprio a questo argomento specifico, che è la verità del nascere oggi. E allora qualcuno penserà che io in questo momento, diciamo, come docente universitario, sia praticamente tormentato da una retrospettiva e come se fossi un sopravvissuto ad un naufragio. Sì, forse sarò sopravvissuto ad un naufragio, però mi reputo capace di vedere una luce di speranza in fondo al tunnel, capace di continuare in una visione di sogno,
che viene dalla verità del nascere oggi, uno sviluppo che vede un bambino saltellare nel grembo della propria madre genetica. Immaginate che quello che noi chiamiamo così utero potrebbe essere così dipinto come la prima discoteca del bambino. Possiamo dire, professore, che tutto questo sta a indicare un indebolimento della specie umana? Ma certamente sì, perché la specie umana non è soltanto fatta di biologia, non è soltanto un biologismo spinto, ma la specie umana è fatta di un sentimento. E quando io dico che il bimbo è in una bella discoteca e balla, danza, gravi, danza nel grembo della madre, danza ad una musicalità che solo la madre gli può dare. E non è una musicalità fatta soltanto del tam tam del cuore o del fruscio dei vasi, ma è una musicalità che viene da quelle sostanze biochimiche che noi chiamiamo endorfine e che sono le endorfine della gioia e del dolore. E quindi il bambino assorbe una musica che può essere piacevole o anche spiacevole, che può essere di gioia, ma che può essere anche di dolore, abituandosi a quelle che devono essere le sensibilità e i suoni della vita successiva. Grazie, professore, grazie. Torniamo per un momento, ecco, quando l'applauso non è sollecitato è un ottimo segno, professore. Torniamo un momento al libro, che è documentatissimo, anche perché l'autore fa riferimento a encicliche e a documenti dei pontefici che si sono succeduti finora. E questo è un saggio riferimento a quello che è il contenuto del libro. Gli argomenti, ripeto, sono tanti, bisogna fare i complimenti all'autore. C'è una pagina particolare che, scusate il riferimento personale, mi ha interessato particolarmente, ed è quella sul relativismo. Il relativismo è una corrente filosofica che ha due aspetti. Il primo consiste nell'assenza di principi e nel valore assoluto del pragmatismo. L'altro aspetto è il pragmatismo senza principi. Vivendo in questo dualismo, gli uomini non sono a contatto con i valori perenni, quelli autentici. Ripeto, questo volumetto ha un valore, direi, catechistico, anche missionario, per i tanti orientamenti e le raccomandazioni che indirettamente fa. Abbiamo detto del relativismo, ma ripeto, si parla un po' di tutto. Innanzitutto però ho il dovere di chiederle, perché è giusto che la gente se ne renda conto, perché quel titolo "L'uomo contemporaneo è fermo al periodo ante Christum natum"? Monsignor Togati, prego. Don Vincenzo Togati risponde in questo modo: l'uomo contemporaneo sembra che abbia messo da parte la essenzialità della persona, che ha una relazione imprescindibile con Dio, ha escluso Dio. E questa frase io l'ho colta in uno dei discorsi del Papa Emerito Benedetto XVI, che parlava proprio di questo tempo che richiama il periodo quando ancora Cristo non c'era.
quindi è un po' una iperbole, ma in realtà è un modo di concepire la vita oggi escludendo Dio. C'è lo slogan coniato proprio dal relativismo: senza Dio si vive meglio. Quindi l'uomo di oggi si illude che escludendo Dio egli può trovare la felicità, e vediamo invece come brancola nel buio. Ma questa risposta poi c'è nel libro, che l'uomo di oggi non può prescindere da Dio, si illude se pensa di essere vivente in un'epoca prima della nascita di Cristo, perché se ne accorge che non basta la scienza, oggi tanto esaltata, a risolvere i problemi essenziali che sfuggono alla conoscenza dell'uomo, e l'uomo così dimostra la sua incapacità di gestire la vita orientandola verso la felicità. Non mi ha ringraziato per averla promossa sul campo, Monsignor Don Vincenzo. Don Vincenzo, chiedo scusa. Il professore è venuto poi, no? E la domanda è rivolta a lei, professore. La filosofia può ancora avere un ruolo nella ricerca e nella diffusione di un autentico sistema di valori nel mondo contemporaneo? Innanzitutto, la risposta, cioè il quesito che lei pone, mi richiama un filosofo che viene presentato come un filosofo esistenzialista, ma in realtà non lo è, un certo Martin Heidegger, il quale il 1966 all'incirca concesse a un giornale, Der Spiegel tedesco, un'intervista. C'è stata tutta una parte negativa di Martin Heidegger quando egli assunse, agli albori del nazionalsocialismo, il rettorato della Università di Friburgo. E quindi Der Spiegel, 33 anni dopo questo evento, poi lui rimase rettore per un anno, poi si dimise per ovvie ragioni interne, tra professore di medicina, di diritto, che lui stava difendendo, e a un certo punto lui impose, tra virgolette, al giornalista che questa intervista dovesse essere resa nota alla sua morte. E Heidegger muore il 76. Leggendo questa intervista, lui dice che la filosofia è in crisi. È in crisi perché ha perso il suo punto di riferimento. E quando l'articolista gli chiese: cosa propone lei, maestro? La risposta di Heidegger è lapidaria: solo un Dio ci può salvare. E questa affermazione heideggeriana, infatti, è significativa, perché il pensiero ha perso di vista l'oggetto della sua indagine. Quando il professor Bosch ha fatto riferimento, togliendomi un po' il mestiere, del professore di filosofia, dicendo che siamo in pieno relativismo, in pieno nichilismo, in pieno individualismo, iniziamo a capire che il relativismo come corrente filosofica data 4-5 secolo avanti Cristo. Tra i sofisti che vengono proposti come fondatori di questa tendenza abbiamo Gorgia e Protagora. Il primo, Protagora, diceva che l'uomo è misura di tutte le cose, di quelle che sono e di quelle che non sono. Il che significa, detto in termini essenziali e diretti, che l'uomo diventa l'artefice dei valori, decide il bene, decide il male. E di fronte al rischio dell'anarchia valoriale, egli pone un freno. Di fronte all'equipollenza dei valori, dei contenuti,
salvaguardiamo l'utile, diceva Protagora. Chi invece ha fatto danni peggiori è stato un certo Gorgia. Gorgia, sulla scia del pensiero di Parmenide, che poneva l'esistenza dell'essere, e quando ci riferiamo all'essere di Parmenide ci riferiamo a Dio, prima che Cristo si rendesse visibile sotto forma umana. Dice Gorgia: ammesso che Dio possa poter esistere, Dio è inconoscibile, e quant'anche dovessimo porlo come conoscibile, egli non sarebbe pronunciabile. Quindi ha demolito la posizione parmenidea, che è una posizione fortemente ontologica, fortemente trascendentale, diremmo oggi. Ora, quindi parte da lì il relativismo. Socrate che dirà a Socrate sostanzialmente? Conosci te stesso, porrà nell'uomo la verità. E quindi bypassando Platone si arriva ad Agostino, Agostino che vive una fase di scetticismo profondo, il dubbio, non è uno scetticismo completo, perché poi Agostino dice Dio è la verità per l'uomo e Dio si rende comprensibile attraverso la teoria della illuminazione, cioè noi possiamo attraverso l'uso della grazia comprendere l'incomprensibile. Quando passiamo, e sto andando veramente a pie pari, alla filosofia la filosofia moderna che inizia con Cartesio, inizia la rottura tra la componente metafisica dell'uomo, l'anima, e la parte fisica. E il pensiero non è più collocato nella conoscenza dell'anima, ma è collocata nella mente. A questo punto, dirà Cartesio, dobbiamo escludere dal numero dei soggetti i diversamente abili e i bambini, perché privi di razionalità. A conclusione della Seconda Guerra Mondiale, un certo Karl Jasper, filosofo esistenzialista, quello che si batté fortemente a che Heidegger fosse cacciato dall'università dopo l'esperienza del nazionalsocialismo, conia un'affermazione complicatissima: periodo assiale. Che significa? Che l'umanità ha proposto delle grandi personalità: Cristo, Buddha, Confucio, l'ebraismo, il taoismo. Queste grandi personalità, dice Jasper, non avrebbero avuto seguito se il loro pensiero non si fosse concettualizzato, non si fosse istituzionalizzato. E quindi che vuol dire? Che un altro filosofo esistenzialista, ma di sinistra, un certo Jean-Paul Sartre, dirà a più riprese: l'uomo si vuole mettere, anzi, si è messo al posto di Dio. La filosofia non dà risposte, problematizza le situazioni. E ci rendiamo conto che il nichilismo al quale facciamo riferimento ha un'origine cristiana. Agostino, quando Agostino deve spiegare il mondo come ha tratto origine, rifiuta il panteismo, rifiuta l'emanazionismo, cioè dicono Dio non può essere il mondo non può essere emanazione di una fonte. Il mondo è stato creato dal nulla, ex nihilo. Preso questo concetto, il nichilismo è diventato il punto di riferimento dell'umanità. Infatti noi parliamo di post-umanesimo, di post-verità. È la filosofia del post. Quando il professor Bosch ha prima fatto riferimento alla scuola di Francoforte e poi al problema della modernità, post-modernità, la scuola di Francoforte ha una certa origine, ha un certo DNA ideologico marxista, ma un certo Horkheimer, che faceva parte di quella scuola, dirà a un certo punto, dopo aver difeso il marxismo, la teoria della società: non possiamo vivere senza Dio, e diventò il difensore della filosofia dell'altro scritto
detta questa parola con la A maiuscola, Dio. Se noi avessimo perso meno tempo a dimostrare che Dio non esiste, Tommaso, e avessimo perso più tempo a dimostrare che Dio esiste, San Tommaso, oggi non avremmo una società sbandata. La filosofia serve, la filosofia può avere un'indagine di sinistra, di centro, la filosofia serve a problematizzare. Io mi rendo conto che l'uomo senza Dio ha fatto ciò che ha fatto Prometeo, ha tolto alle divinità il fuoco per mettersi al posto di Dio. E la causa, l'eziologia, uso un po' un termine medico, è che l'uomo non si accetta realtà creaturale, non si accetta realtà finita. E in questa accettazione finita del proprio essere, in un assurdo, patologico bisogno di cercare l'infinito, frana e collassa dalla propria esistenza. E quindi io sono convinto che la filosofia debba aiutare a fare questo. Però il discorso è anche questo. Ha scritto qualche tempo fa un certo padre Giovanni Cucci, che scrive su Città Cattolica, in Sena Gregoriana, un bellissimo libro, Abitare lo spazio della fragilità. La sofferenza non sempre può essere letta come un fatto fortemente negativo. Certo, chi soffre non potrà mai dire che la vita è un'oasi felice, ma ciò che manca a noi del XXI secolo è accertarci in quello che siamo, nella nostra finitudine. C'è un filosofo psicologo, laureato in filosofia, ma che ha fatto una formazione non liceale, ha scritto due bellissimi libri, è Massimo Ricalcati, La notte del Getsemani, e l'altro libro che poi ha scritto, L'urlo di Giobbe. In questo libro, La notte del Getsemani, Ricalcati presenta due figure. Una è Giuda, l'altra è Pietro, che di fronte all'interrogativo chi dite che io sia? Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Tu es Petrus, dirà Cristo. Su di te fonderò la mia chiesa. Perché Ricalcati presenta Giuda e poi Pietro? Giuda ha tradito per un motivo politico. Aveva equivocato il ruolo di Cristo. Voleva un rivoluzionario che cambiasse il sistema. Ecco perché tradì il Cristo. Invece Pietro, per paura, ha tradito. Di fronte all'estrema esperienza che la vita offre, noi abbiamo una sola certezza: non avere certezze. Diceva una certa filosofia esistenzialista, la vita è il regno dell'assurdo, dell'irrazionalità, ma se a questo assurdo non ponessimo di fronte un'alternativa della fede, noi saremmo delle monadi impazzite. Ora, nel ruolo di Giobbe viene messo alla prova. C'è un accordo tra il diavolo e Gesù. È vero, Don Toccati. Mettiamo alla prova Giobbe, vediamo dove arriva la sua fede. Dove arriva la tua fedeltà a Dio? Chi è questo Dio paradossale di Kierkegaard? Fede e razio non vanno d'accordo. Alla fine Dio si impietosisce e dice: ti aiuterò, però allo stremo delle forze. E allora l'unica cosa che io potrei dire, l'unica affermazione che io potrei fare, pensate, concludo che la filosofia serve a problematizzare, ma se non dovessimo iniziare un percorso di fondazione dei valori esistenziali, noi creeremo una serie di ragazzi che si sentiranno, come direbbe Sartre, dei tanti Dio mancati. A mio umilissimo avviso, il deficit più grave oggi nella nostra società è la mancanza di amore. A questo punto leggiamo un altro
brano, piccolo brano di Don Vincenzo. L'amore espresso nei confronti di un individuo dello stesso sesso, invece, non può essere considerato dignitoso agli occhi di Dio, perché Dio, fin dal principio, creò l'uomo a sua immagine, maschio e femmina li creò. In questa espressione, maschio e femmina, c'è l'immagine di Dio. Quindi Dio non è identificabile col maschio, ma Dio è identificabile con l'immagine dell'uomo e della donna contemporaneamente. Tanto che, in un'udienza generale, Papa Giovanni Paolo I disse un'espressione che fece meravigliare, ma che è contenuta nella Bibbia. Dio è padre e madre. Se l'immagine di Dio sta nella coppia, vuol dire che Dio è l'immagine della coppia umana. Quindi la coppia umana, il maschio e la femmina, trovano la loro radice in Dio, che è mascolinità e femminilità insieme. Questo discorso vale soprattutto in questo momento in cui l'amore viene a mancare in tante famiglie fra le quattro mura, e ne abbiamo, come dire, l'immagine ogni giorno attraverso la cronaca. La parola questa volta all'avvocato Palmisano. Secondo te sarebbe così pericoloso nell'attuale momento storico che si una legge che volesse perorare, diffondere la ideologia gender o le ideologie omosessualiste? Grazie, mi metto in piedi così mi ricordo che devo essere breve, visto che ci sono tanti relatori. Allora, la ringrazio, dottor Delgado, perché mi dà la possibilità di affrontare un tema che don Vincenzo Togati ha trattato con molta attenzione, con molta delicatezza all'interno di questo suo libro. E dico subito che questi movimenti gender e omosessualisti sono, nella nostra storia contemporanea, a più riprese hanno tentato di portare nel Parlamento, di far approvare nel Parlamento delle leggi per sensibilizzare l'opinione pubblica su questo tema. Ora, perché è accaduto questo? Don Vincenzo Togati tratta nel testo, parla anche nel testo di D.L. Zan, che è proprio uno dei temi del suo libro. In realtà questo D.L. Zan si pone come momento di scontro tra due culture, e due culture che nascono nel momento stesso in cui l'uomo comincia ad elaborare dei concetti. Prima il professor Pierippolito parlava di relativismo, mi toccherà parlarne da scrittore, però non da filosofo, mi scuserà se userò dei termini più, diciamo, consono, più, un pochettino più alla portata della gente comune, dicendo che il problema dell'uomo in realtà è uno, ed è il problema di Dio. L'uomo o crede in Dio o non ci crede, quindi esiste l'ateo ed esiste il credente. Non esiste quello che non crede nella pianta, non esiste quello che non crede nel cavallo o nel cane. Esiste l'ateo. Quindi Dio e la morte sono i grandi problemi e il grande problema dell'uomo. In relazione a come l'uomo affronta la propria vita e quindi intraprende il suo cammino, ci sono due culture, appunto, no, che sono quelle che riguardano l'umanità, e sono la cultura relativista da un lato e la cultura realista dall'altra. Che cosa dicono queste due culture? La cultura realista, quella cattolica, dice che la mente umana deve assoggettarsi alla legge di natura, perché noi non abbiamo potuto scegliere quello che siamo, ce lo siamo trovati. Mi spiego meglio: quando io sono nato, dal punto di vista biologico, la mia identità sessuale mi si è rivelata in un certo modo. Io non ho potuto scegliere il fatto di essere maschio o femmina, me lo sono trovato. E dice il realismo cattolico, proprio perché il cristianesimo crede in questo tipo di cultura, che noi dobbiamo accettare e vivere conformemente a quello che ci siamo trovati, perché io me lo sono trovato, non me lo sono scelto in origine, e quindi
essendomelo trovato, ho ricevuto un dono, e il dono in quanto tale deve essere custodito. Questo è fondamentalmente il realismo cattolico. E il relativismo ateo dice il contrario. Dice: non è la mente che deve assoggettarsi alla legge di natura, ma è la legge di natura che deve essere assoggettata alla mente umana. Significa che io posso mettere in discussione anche l'identità sessuale così come me la sono trovata in origine, quando sono nato. Quindi posso alzarmi la mattina e dire: io sono maschio, però mi sento donna. Una donna potrebbe dire: io mi sento uomo. E poi c'è la teoria gender che invece dice: io mi sento maschio o femmina a seconda dei casi, a seconda delle ore e quindi dei momenti della giornata. Ora, a parte la difficoltà poi di applicare questo tipo di ideologia, quella relativista, nel mondo della società civile, c'è stato un politico italiano, Marco Rizzo, che è il presidente del Partito Comunista Italiano, che dice, ha fatto una battuta che poi non è tanto tale, insomma, quando dice: vorrei capire se un gender vuole mettersi in lista, dove lo metto, nelle liste classiche oppure nelle quote rosa? Non è un problema, diciamo, no, può essere considerato una battuta, però è un fatto concreto, cioè diventa poi difficile capire in che modo gestire, no, una situazione del genere a livello di società civile. C'è però un fatto che è sicuramente assoluto: la Costituzione italiana vieta in modo espresso qualsiasi forma di violenza o di discriminazione legata alla sfera sessuale, e questo è indubitabile, perché la sfera sessuale attiene alla nostra individualità e vita privata. Io non posso sindacare quello che una persona sceglie di fare, posso però dire di non essere d'accordo, perché ho detto prima che le culture sono due: esiste la cultura realista cattolica ed esiste la cultura relativista atea. Quindi è ovvio che un realista cattolico, come per esempio sono io, dirò no, che non sono d'accordo, anche perché alla luce di quello che dice la Bibbia, maschi e femmine Dio li creò. Ora, non essere d'accordo non significa discriminare. Ecco, è qui poi che si gioca tutto il nodo del DDL Zan, perché il DDL Zan è sorto in realtà come una normativa, un disegno di legge, che voleva eliminare tutte le forme di violenza nei riguardi dei soggetti più deboli. Se fosse questo l'intento, basterebbe mettere mano a quelle norme che già ci sono nel nostro ordinamento e tutto filerebbe liscio. Invece la formazione di un DDL, cioè di un disegno di legge, pone anche all'atere una serie di iniziative, sono previste nel DDL, tra cui giornate di sensibilizzazione o anche per esempio un certo indottrinamento in ambito scolastico, che non è possibile, perché il nostro Stato, lo dico a chiare lettere, è uno Stato laico, non è uno Stato né laicista né confessionale. Mi fa un po' specie parlare di questo tema, che debba essere proprio io a dirlo, perché in realtà sento spesso e volentieri politici dal meno importante al più importante, che ogni tanto sparano questa nozione di Stato laico senza sapere di che cosa parlano, perché confondono spesso Stato laico con Stato laicista. Ve lo dico perché è corretto che si sappia la differenza tra queste tre cose, che non sono tra l'altro argomenti di avvocati come sono io o di laureati in legge, sono argomenti di matricole di giurisprudenza, cioè persone che sono iscritte alla facoltà di legge e abbiano fatto almeno l'esame di diritto costituzionale. Allora, lo Stato laico è uno Stato democratico, significa che all'interno di uno Stato laico sia il movimento realista cattolico sia il movimento relativista ateo hanno il diritto di proporre le loro idee, non di imporle. La proposta è una cosa, l'imposizione è un'altra. Se la Chiesa cattolica imponesse le proprie regole allo Stato italiano, noi avremmo uno Stato confessionale, ovvero un regime dittatoriale. Chiaro? Se il gender fosse imposto nelle scuole, il nostro sarebbe uno Stato laicista, ovvero totalitario, quindi un regime ugualmente dittatoriale. Guarda caso, noi siamo uno Stato laico, all'interno del quale sia i cattolici sia gli atei devono poter parlare e dire la loro, liberamente. Chiaro? L'ora di religione non è imposta, è proposta. L'ora gender non può essere imposta, può essere proposta. Io posso fare delle iniziative pubbliche all'interno delle quali parlare di queste cose, no? Ed è gradita la cosa, come stiamo facendo noi questa sera. Però è ovvio poi, il problema fondamentale del DDL Zan è anche un altro, che purtroppo pone un concetto generico di discriminazione. Perché si dice non bisogna discriminare l'omosessuale. Ora, non si specifica che cosa vuol significare questo benedetto discriminare.
Cioè il DDL Zan non lo spiega, quindi siccome esiste una normativa creativa, una normazione di tipo creativo, no? Una normativa creativa che è quella per esempio della Corte di Cassazione, voi sapete che la Corte di Cassazione fa scuola, quindi quando c'è una normativa cerca di interpretarla per poterla applicare, no, concretamente. Se un giudice domani mattina dovesse dire, per me un cattolico che fa quello che stiamo facendo noi stasera e dice pubblicamente maschi e femmine Dio li creò, sta discriminando un gender, a questo punto, no, avrebbe introdotto quel giudice nell'ordinamento italiano un reato di opinione, con la conseguenza pratica, concreta, di creare uno, di trasformare questo Stato da laico in uno Stato laicista, ovvero in una dittatura, con limitazione della libertà di opinione, della libertà di parola e con limitazione anche della libertà religiosa. Chiaro? Questo è un po' il quadro nel quale ci muoviamo. Poi mi consenta un'ultima cosa, poi mi taccio. Visto che non voglio che siamo accusati di mancata testimonianza o di reticenza, e visto che ho parlato anche di totalitarismi, eccetera, voglio parlare di un tema che non esco fuori dal testo, ma Don Vincenzo Togati ne parla a proposito del Covid-19, no? E l'uscita dal tunnel. Ora, parliamo di Green Pass. Perché parlo di Green Pass? Perché se ne sta dicendo, si sta dicendo di tutto, giusto, sbagliato, non si capisce se si deve fare, se non si deve fare. Allora vorrei lanciare possibilmente un messaggio distensivo, dicendo che esiste già nell'ordinamento italiano un decreto legislativo, che è l'8108, che è stato poi ulteriormente modificato e ampliato col 106/2009 e ulteriori modificazioni e integrazioni, che è un testo che si occupa appunto della sicurezza nei luoghi di lavoro e che prevede, questo benedetto testo, che il datore di lavoro deve attivarsi con una serie di strategie per evitare che il lavoratore possa non soltanto compromettere la propria salute, ma possa vivere un ambiente di lavoro che non sia consono. Quindi anche, diciamo, la sicurezza del luogo di lavoro deve essere preservata. Ora, questi testi già prevedono delle, lo dico già dal 2008, ma anche prima, perché poi le varie leggi che ci sono state sono riunite, hanno fatto un testo unico. Già prima esisteva l'obbligo vaccinale. Io ho fatto l'imprenditore edile 6 anni, oltre ad essere avvocato ho fatto anche l'imprenditoria edile e io sono stato obbligato non solo a vaccinarmi ma anche a far vaccinare il personale adibito all'edilizia contro il tetano, perché l'antitetanica, quella con i richiami, è un obbligo di legge. È ovvio che chi lavora nell'edilizia viene a contatto spesso con il ferro, più che altro arrugginito, e quindi c'è il rischio del tetano. Quando ho fatto il corso di operatore sociosanitario, perché ho fatto anche quello, e quindi sono stato obbligato a fare il vaccino contro l'epatite B, che è un obbligo per tutto il personale sanitario. Io poi ho fatto anche quello contro l'epatite A, già che c'ero, no? Quindi, però voglio dire, per dire questo, che già questi testi prevedevano un obbligo vaccinale. Quindi era ovvio che il governo dovesse estendere questo obbligo pure al vaccino anti-Covid, mi pare un fatto normale, no? Perché il Covid, io presumo che, insomma, non so quanti ne siamo in questa sala, però ognuno di noi presumo che abbia parlato, no, con parenti di persone che sono purtroppo morte di Covid, che ti regala una morte tra le peggiori in assoluto, perché non si riesce a respirare. La morte non è mai bella, però voglio dire, il Covid in modo particolare è, voglio dire, un virus veramente pernicioso. Quindi voglio dire, è ovvio, quand'anche, vi dico di più, quand'anche non ci fosse stata questa estensione del Green Pass o dell'obbligo vaccinale, chiamatelo come volete, comunque il datore di lavoro sarebbe stato tenuto ad applicare l'obbligo vaccinale all'interno della propria azienda. Perché vi faccio un esempio pratico: io ho 100 operai, tutti vaccinati, uno non è vaccinato, che è quello che corre il maggior rischio poi alla fine di prendere il Covid. Se quello mi muore di Covid, io passo i guai in virtù di una normativa del 2008 che già c'è. Quindi niente di nuovo alla fine sotto il sole. Mi si dice, però io quando vado a farmi il vaccino Covid devo sottoscrivere un'assunzione di responsabilità, dove devo dire che se per caso mi succede qualche cosa, la responsabilità è la mia su quelle che possono essere le condizioni di salute da qua a qualche anno. Ora, noi però non ci dobbiamo dimenticare, diciamo, della genesi di questa situazione, perché noi siamo stati colpiti da questo virus terribile che ci ha colti impreparati. Quindi è ovvio che se tu, Stato, chiedi a un'industria farmaceutica di produrre un farmaco che nel più breve tempo possibile, a tempo di record, deve evitare milioni di vittime che pure ci sono state, e scusate, come fa questo benedetto vaccino a superare tutti gli step, tutti i passaggi previsti per legge? È impossibile.
Quindi noi ci siamo trovati in uno stato di guerra. Per arginare il fenomeno, le industrie farmaceutiche hanno fatto nel più breve tempo possibile un virus, un antivirus, un sì, termino subito. Hanno creato quindi un vaccino contro il Covid in grado di arginare questo benedetto fenomeno. Quindi, punto primo. Punto secondo, dico che ovviamente, forse si è detto poco, che anche coloro che hanno, alla fine sono c'è stato qualche decesso, no? A seguito del vaccino, però si è detto poco evidentemente che la maggior parte di questi decessi erano legati o sono legati certamente a situazioni patologiche pregresse. Come sicuramente dico che quando una persona si approccia al vaccino deve sentirsi col medico specialista, col medico curante, perché è previsto per legge che anche il medico specialista, se ritiene che uno abbia delle patologie incompatibili col vaccino da Covid, possa fare un'esenzione dal vaccino. Quindi voglio dire, niente di nuovo sotto il sole, e alla fine dico che la colpa di tutto, alla fine, questa situazione che si è creata, io la attribuisco agli organi di stampa, perché ovviamente il Novax è una persona che va compresa, non è uno che vuole suicidarsi. Il Novax è un individuo che dice: io temo per la mia salute, per quello che mi può succedere dopo che avrò fatto il vaccino. Ma questo è successo perché? Perché è ovvio che se c'è una forma di giornalismo terroristico che invita tutti a parlare di Covid e di vaccini, no? in modo non appropriato, perché si è detto tutto il contrario di tutto, è ovvio che questo ingenera nella gente un timore, il timore. Quindi c'è un timore diffuso non soltanto nei riguardi del Covid, ma anche nei riguardi del vaccino, che potrebbe essere, secondo me, superato e si potrebbe, insomma, rendere il tutto un pochettino più fluido e più tranquillo con un'idonea, secondo me, informazione. Per cui chiudo questo mio intervento dicendo, ecco, rivolgendomi ovviamente a chi ha maggiori possibilità di dire queste cose in televisione, quindi ai giornalisti, che il Covid e il vaccino contro il Covid sono argomenti seri, non sono argomenti da audience. Se volete fare audience, parlate di altro. Il Covid è un argomento serio, il vaccino è un argomento serio e come tali vanno trattati in modo serio. Scusate, sono salito in cattedra, però sentivo di dirlo, e quindi grazie. Grazie a te, grazie anche alla tua passione, al tuo calore. Siamo già a una certa ora, non vi impressionate, non andremo più in là di una certa vostra giusta tolleranza. Una delle pagine più interessanti di questo libro è quella dell'esorcismo, affrontato con serenità, con equilibrio, con precisione di dati e con ragioni, con motivazioni validissime. Prego. L'esorcismo è... Leggiamo un brano, leggiamo sempre un piccolo brano. In realtà, ciò che maggiormente rattrista il cuore di Dio non sono i peccati della debolezza che viviamo nella quotidianità, perché se ci pentiamo, senza dubbio il Signore ci libera dall'inferno. Ciò che più rattrista il cuore di Dio è la scelta di altri idoli, cioè dell'io, l'io che si oppone a Dio. Ecco. Don Vincenzo. Sì. Lei in questa materia è un esperto, per deloga vescovile, siamo d'accordo. Certamente. Ecco. L'argomento Satana è tornato di attualità in questi ultimi tempi. C'è anche stato detto che chi non crede nel diavolo non crede in Dio. Infatti. Ma quella che ci interessa di più è la battaglia. La battaglia, sì. Sacerdoti esorcisti nei confronti degli ossessi. Prego. È proprio questo. Infatti l'esorcismo è una battaglia, perché il posseduto ha perso la propria individualità, che viene invasa per un certo tempo dall'azione malefica, dal nemico. E questa condizione dell'uomo posseduto è molto dolorosa e
non facilmente guaribile. Per grazia di Dio i casi di possessione non sono tanti, ma la presenza del maligno è scontata oltre che dalle pagine del Vangelo, dalla stessa missione di Gesù. Gesù è venuto nel mondo per distruggere il potere di Satana. Se Satana non esistesse, sarebbe stata vana l'azione di Gesù, sarebbe morto invano. Il professore Ippolito che parlava di nel Getsemani. Nel Getsemani avvenne una lotta terribile tra il Signore e il tentatore. Gesù grondava sangue proprio per la tragedia, la tragicità di questa lotta. Però il Signore ci ha insegnato che con il maligno non bisogna mai dialogare, perché essendo uno spirito, quindi di potenza superiore alla nostra, ha una capacità di ingannare. Se fu ingannata Eva, che pure era confermata in grazia e godeva dei doni preternaturali, immaginiamo se entrassimo noi in dialogo diretto con lui, saremmo stritolati. Perciò io redarguisco le persone che a volte imprecano contro il demonio, in buona fede pensano di difendersi così, dicono: se tu ti rivolgi al diavolo apostrofandolo, maledicendolo, questo discorso diretto non ti dà un sollievo, ma ti dà una schiavitù. E allora che fare? Rivolgersi a Dio. Quando siamo tentati o vessati o infestati dalla presenza malefica, il rimedio è il rosario. Il rosario è un'arma potentissima. Ogni Ave Maria stritola il demonio, per cui lui non può resistere di fronte alla potenza della grazia di Dio. È uno sconfitto. Don Vincenzo, scusi, i posseduti manifestano una violenza di gran lunga superiore alle loro forze. Benissimo, sì. Sono scatenati, ci vogliono 3, 4, 5 persone per tenerli fermi. È vero, Gustavo, dottore, è vero. Due, parlano un linguaggio assolutamente sconosciuto, lingue mai sentite. Io le faccio un'obiezione: per quanto riguarda la violenza fisica, la loro forza sovrumana, io sono convinto che effettivamente si manifesta l'azione demoniaca, però quando si tratta del linguaggio potrebbero essere solamente delle sillabe, potrebbero essere solamente un bla bla, un ba, non so, qualcosa che non risponde a una lingua. A parte il fatto che la violenza fisica potrebbe anche essere data da qualche esasperazione del corpo, degli arti, ma ripeto, a volte ci vogliono tante persone che è difficile pensare che un uomo che ha certe possibilità possa moltiplicarle tante volte. Prego. Ecco, questa violenza sovrumana, cioè diciamo sovrumana sproporzionata alle capacità della persona, si manifesta anche nei bambini. Un bambino posseduto può sollevare i banchi della chiesa, quindi proprio perché c'è questa presenza negativa. Quando alle lingue sconosciute, essendo un angelo decaduto, non è improbabile che conosca le lingue, per cui una persona indotta che non è a conoscenza di scienze o di letterature si esprime
con una lingua diversa, e questa azione inspiegabile è indicata come probabile presenza di possessione. È facile finire all'inferno? All'inferno ci va chi vuole andare, chi vuole andare, perché quando in una delle apparizioni mariane la persona diceva: ma perché, se Dio è misericordia, perché c'è l'inferno? Ebbene, la risposta della Vergine è stata quella: l'inferno ci va chi vuole andare, perché Dio ci dà tutte le possibilità per evitare l'inferno. Anche se una persona si trova in punto di morte per incidente o per male improvviso, c'è sempre la presenza di Gesù che gli dà l'ultima chance. Con chi vuoi stare? Fino all'ultimo. Quindi noi possiamo scegliere sempre Dio, però se la nostra vita è vissuta in relazione col maligno, anche in quell'ultimo istante la mente perde la sua lucidità, la sua capacità di scelta, perché l'albero cade da dove pende. Se durante la vita non si è impegnato nella battaglia contro Satana, anche in quegli ultimi momenti è difficile che possa riacquistare la lucidità, a meno che non ci sia un capitale di grazie, di preghiere accumulate da noi. La Madonna dice: molte persone si perdono perché non c'è nessuno che prega per loro. Quindi se noi preghiamo anche in quegli ultimi momenti, l'intervento materno di Maria può strappare quell'anima al diavolo. L'uomo non deve mai rivolgersi direttamente al demonio, per il motivo che ribadisco. Perché il demonio, per quanto perverso e malvagio sia, ha una natura superiore a quella umana, ovvero una natura angelica. Abbiamo anche l'esempio della pagina del Genesi, dove si parla della tentazione esercitata dal demonio sotto forma di serpente nei riguardi di Eva. Ella fu sedotta perché fece un errore, un solo errore che poi le costò tantissimo ed è costato a noi, a tutto il genere umano, quello di interloquire con il demonio. Detto di Anzi, ci racconta una sua esperienza contro il demonio, la difesa di un autentico posseduto? Ecco, nel libro ho descritto questo avvenimento, oltre al mio primo esorcismo, a questo quando mi trovai di fronte a una persona veramente posseduta, oltre a vomitare insulti contro la Madonna e quindi anche verso di me, facendomi delle minacce o di parole offensive, io me la ridevo perché guardavo la Madonna. Ecco, la Madonna della Fonte avvenne a Conversano, diciamo, questo, e vedevo che la Madonna mi sorrideva, quindi non avevo il minimo tentennamento o paura, eccetera. Mi veniva da ridere di fronte a queste parole
e poi questa lancia una scarpa sua, si toglie la scarpa questa persona, e io avevo esposto il Santissimo Sacramento, ma era agli inizi, non sapevo che non era possibile fare l'esorcismo davanti al Gesù sacramentato. La scarpa rasentò di un millimetro l'ostensorio e quindi il Santissimo rimase intatto. Quindi da allora ho capito che la forza ci viene da Dio. Quindi l'esorcista nel canone è indicato come un prete, un sacerdote, un presbitero, che è uomo di preghiera, uomo di scienza, uomo di penitenza. Quindi anche Papa Francesco ci richiamava alla penitenza, mutuando anche qualche messaggio della Regina della Pace, che dice: se noi vogliamo sconfiggere questo Covid spirituale, che è un'aria pesante di assenza di Dio, dobbiamo convertirci, pregare e fare penitenza. Quindi ci dà le chiavi per uscire, per venire fuori da questa situazione pesante, e ci assicura che il suo cuore immacolato trionferà, perché Gesù ha detto non prevalebunt, cioè le porte degli inferi non prevarranno. Satana è sconfitto, anche se fa delle scaramucce adesso, perché noi gli diamo la possibilità con la scristianizzazione, lui riprende forza, ma è una falsa forza, per cui la battaglia definitiva è vinta dal Signore e dalla Vergine. Adesso noi siamo nel tempo delle prove, e se non siamo preparati con la conversione non riusciremo a superarle, in vista poi dei segreti, come ci furono i segreti di Fatima, ci sono quelli di Međugorje, e durante questi avvenimenti che sono documentati in un rotolo che la Madonna ha dato a una veggente, ma che lei sola può leggere, anche se il rotolo va nelle mani di estranei, non capiscono. Quindi si realizzeranno questi segreti e la Madonna sarà presente anche in quel tempo. E quindi se noi la seguiamo saremo protetti dal suo manto e non avremo paura di nessuno. Probabilmente è vero che il riconoscimento delle fondamenta cristiane, se fosse stato introdotto nell'attuale statuto europeo, non avrebbe portato quell'effetto che noi desideriamo. Infatti il nostro popolo ha dimenticato le sue radici e le ha ridotte a un ricordo storico, quasi un oggetto da museo. Per conseguenza, se questo valore fosse stato inoculato forzatamente, senza il convincimento di vivere non della rendita del passato, ma in continuità con i valori che danno senso alla vita, si sarebbe comunque arrivati ad un'epoca di disgregazione. Eccellenza. Le ultime domande sono per lei. Contro il parere, il giudizio, l'opposizione di molti ambienti, non si vuole riconoscere che il decadimento dei valori, dei principi che devono regolare la vita della società, dipende essenzialmente dallo scadimento dei valori religiosi. Nelle nostre famiglie, nelle nostre case, nelle nostre comunità i sentimenti religiosi hanno subito dei duri colpi e stentano a ripristinarsi.
Detto questo, come si può fare per creare un nuovo spirito cristiano? Che cosa può fare la Chiesa? Non solo, ma come si può realizzare, ottenere una nuova classe dirigente che si ispiri ai principi della dottrina cattolica? Grazie, grazie dottore. Innanzitutto voglio esprimere vivo compiacimento per questa conversazione a più voci, tutti interventi di spessore, di grande qualità, che hanno arricchito certamente questa nostra serata. Certo, c'è interesse per tutti. Ego? Ecco, sì, si sente? Perfetto, perfetto. Quindi davvero grazie ai relatori, tutti i relatori. Ecco, vengo alla domanda che mi è stata posta dal dottor Delgado. Ecco, certamente se noi diamo uno sguardo complessivo alla realtà ci viene da tirare queste conclusioni, che stiamo oramai in una società scristianizzata, però è una lettura, mi permetto di dirlo e lo dico anche nell'introduzione al libro di Don Vincenzo, una lettura, come dire, un po' troppo pessimistica, no? Sì, è vero, quel che è stato evidenziato, questi valori che vengono offuscati, questo relativismo che galoppa, questo nichilismo che prende il sopravvento anche nella visione stessa della vita, questi interventi che a livello legislativo vogliono dare una sterzata a quello che il sentire comune, diciamo almeno della stragrande maggioranza della gente, è vero tutto questo. Però ecco, come si suol dire, bicchiere mezzo vuoto, bicchiere mezzo pieno, ci sono anche tante altre realtà belle, no? Da conoscere e da cui si deve partire per ricucire il tessuto che è stato sfilacciato, perché è onesto riconoscere che c'è questa situazione, no? Così di dispersione dei valori, disorientamento comune, è giusto. Partiamo allora da ciò che c'è di positivo e di bello, anche nella società odierna, no? E penso alle nostre famiglie, tante famiglie, è vero, sono disgregate, vivono tensioni al loro interno, ma quante famiglie vivono la gioia di un amore coniugale fecondo, un amore coniugale che sa radicarsi sempre di più nel sacramento del matrimonio. Penso anche alle tante croci che sono piantate nelle diverse famiglie, che vengono portate con spirito soprannaturale di fede, no? Sono realtà tanto belle, forse poco conosciute, perché come sempre si suol dire, no? Ecco, fa più rumore, ricordate l'immagine utilizzata, questo proverbio orientale o africano, credo sia africano, fa più rumore l'albero che cade che non una foresta che cresce, no? Quindi grazie a Dio, ecco, vorrei dare questo tocco positivo, pur condividendo pienamente quanto è stato evidenziato, ecco, questo tocco positivo della realtà, no? Ci sono tante belle potenzialità, per cui ripartire da lì, sono queste le radici cristiane che devono, come dire, portare i loro frutti nel tempo attraverso tutti noi. È chiaro che se da queste famiglie, da queste realtà aggregative, vengono fuori anche uomini e donne che vogliono impegnarsi nel servizio politico, sociopolitico, allora capite che queste persone sapranno anche trasmettere i valori cristiani anche in questa attività che è finalizzata alla crescita della società, e quindi i nostri politici possono e devono di conseguenza essere, come dire, i fondatori di una realtà nuova. Per cui io credo che tutto deve ripartire da quella che è la cellula vitale della società e della famiglia e della Chiesa, ovvero la famiglia. Ecco, da quelle famiglie sane che non mancano, e credo che chi è qui presente
appartiene, no? A questa realtà, e come voi ce ne sono tanti, noi pastori che quotidianamente abbiamo a che fare con la gente, ci rendiamo conto che ci sono lacerazioni, ma ci sono anche situazioni splendide dove la grazia di Dio compie prodigi, fa miracoli, no? Allora ripartiamo da qui, ecco, per dare la sanità all'intera società e anche alla stessa Chiesa, e di conseguenza per far scaturire quelle persone che poi vanno coltivate in una formazione adeguata anche nel campo del servizio sociopolitico. Per cui io credo che se in tutti noi c'è la voglia di mettersi in gioco a tutti i livelli, qualcosa di bello certamente potrà avvenire. E non dimentichiamo, e questo lo voglio sottolineare con chiarezza e con fermezza, pur condividendo la lotta contro Satana di cui ha parlato Don Vincenzo, che è sempre all'opera nella storia, ma non dimentichiamo che noi siamo nella storia della salvezza. Questa storia ideata, pensata, realizzata da Dio onnipotente, che ha dato origine all'universo, ha posto l'uomo e la donna fatti a sua immagine e somiglianza come custodi non solo della terra ma dell'intero universo, e poi lui stesso è venuto in mezzo a noi assumendo la nostra carne, facendosi nostro fratello e dandoci il suo spirito, quello spirito che anima lo sviluppo della storia fino al suo epilogo, che si avrà quando compariranno i cieli nuovi e la terra nuova. Quindi ecco, questa visione positiva, siamo nella storia della salvezza, una storia che ci vede tutti protagonisti. È chiaro, innanzitutto protagonista è lo spirito del Signore risorto. E non dimentichiamo che nella storia ci sono pagine oscure e pagine luminose. Se andiamo anche alla storia che la scrittura ci narra, la storia di Israele, pagine oscure e pagine luminose. E tante volte Dio, proprio da quelle pagine oscure, fa spuntare il giorno della salvezza. E se andiamo indietro, no, alla storia che la scrittura ci narra, l'Antico Testamento, ma non solo, anche nel Nuovo Testamento, quanti episodi raccapriccianti. Eppure da lì il Signore fa sbocciare, fa germogliare quel segno che poi diventa annuncio di un qualcosa di bello, di stupendo. Ecco, per cui una visione davvero, colma di stupore, di meraviglia, ci deve sempre accompagnare, pur sottolineando, come è stato fatto stasera e come è necessario fare continuamente, pur sottolineando i limiti che emergono da questa storia. Ecco, uno sguardo positivo, Dio c'è e Dio non può abbandonare l'opera delle sue mani. Dio affida a noi, alla nostra responsabilità, questo cammino, però non ci lascia soli, ci dà il suo spirito, lo spirito del Figlio risorto. E se noi ci lasciamo guidare da questo spirito, certamente riusciremo, con la testimonianza innanzitutto e poi con gli interventi, i passi opportuni nelle sedi opportune, ecco, anche ad arginare il dilagare di questa deriva morale che ci spaventa, ci mancherebbe altro, no? Ma di cui non dobbiamo aver paura. Se siamo convinti delle scelte di vita che noi facciamo come conseguenza della nostra fede, questa convinzione ci porta ad essere testimoni di una realtà grande che poi può essere attraente anche per chi forse non professa la nostra fede e vuole proporre modelli di vita che contrastano con la nostra fede. Grazie, Eccellenza. Le faccio un'ultima domanda che può sembrare ovvia come la risposta. A questo spirito nuovo a cui abbiamo alluso stasera, possiamo dire che il libro, il saggio di Don Vincenzo, dà un solido contributo? Certamente. Don Vincenzo dà la ricchezza del suo cuore sacerdotale, ci trasmette
con le riflessioni che ci consegna la ricchezza del suo cuore sacerdotale, no? Per cui da questo punto di vista questo volume ci può aiutare. È chiaro, la lettura di Don Vincenzo è fatta attraverso le lenti della sua esperienza concreta, per cui è chiaro che come ogni esperienza nulla va assolutizzato, però nello stesso tempo quell'esperienza è un aiuto per conoscere la realtà. E quando io ho letto queste riflessioni di Don Vincenzo, sono stato aiutato a leggere la realtà. È chiaro, poi con i criteri ulteriori che anch'io ho e che mi portano anche nel servizio che svolgo nella nostra Chiesa, no? A come dire, offrire quegli orientamenti ai fedeli. Per cui di qualsiasi cosa non si assolutizza nulla, però ci si serve per una lettura che poi ciascuno deve fare nella propria coscienza, e la coscienza ci dà la chiave, no? Interpretativa di ogni cosa, una coscienza rettamente formata. Per cui l'auspicio che io lancio anche stasera, almeno tra i presenti, e spero anche la cosa possa raggiungere altri, è che ci formiamo tutti. E l'incontro di stasera, con gli interventi così ricchi che ci sono stati, certamente ci aiutano nella formazione di una coscienza capace di discernere e quindi di conseguenza assumere quelle responsabilità personali e poi anche sociali ed ecclesiali. Per cui grazie a Don Vincenzo per quanto ci ha potuto donare con questo testo che viene posto nelle nostre mani. Grazie. Grazie Eccellenza, grazie ai relatori, grazie a voi che siete stati così fedeli sino alla fine, e naturalmente complimenti a Don Vincenzo. Grazie. E grazie anche a lei, dottore, è che pur avendo forse qualche anno in più è sempre giovane, è 90 anni, complimenti, perché ha saputo gestire con vivacità, intelligenza e passione questa serata. Grazie di cuore, grazie di cuore. E grazie professore, grazie a tutti, professore, grazie di cuore a tutti, tutti, grazie avvocato. E grazie a Don Vincenzo. Ecco, tra la lettrice, infatti la lettrice ha presentato anche la comunità Gesù Risorto del rinnovamento carismatico, che io ringrazio per la sua presenza e per l'aiuto che dà all'esorcista attraverso la preghiera carismatica, la preghiera di lode, la preghiera di ringraziamento, che è molto efficace nell'esercizio di questo ministero. Grazie, responsabili della comunità Gesù Risorto e dell'azione cattolica di Noci, che avete organizzato questa serata.